Dopo 4 mesi si conclude il nostro primo viaggio tra le comunità colpite dal terremoto, un percorso che ci ha fatto conoscere il cuore delle parrocchie, la gente dei paesi, i parroci e gli amministratori locali che insieme hanno gestito l'emergenza e ora tentano di ripartire velocemente con tanta buona volontà. Nella nostra diocesi sono state fortemente colpite le chiese e le strutture parrocchiali, ma è proprio da questa nostra realtà, apparentemente più sofferente, che sono nate risposte e aiuti straordinari. Come le tante estate ragazzi, più lunghe e numerose, la presenza costante e importante dei sacerdoti, le attività non interrotte delle Caritas parrocchiali e la vita liturgica e di preghiera sempre garantita anche in strutture provvisorie, soprattutto la domenica. E la vita continua, o meglio riprende, e dopo le prime indispensabili attenzioni per le case, il lavoro, la scuola e la messa in sicurezza degli edifici, ora i progetti partono anche per la ricostruzione o ristrutturazione delle chiese. Non si tratta solo di beni storici, ma segno di identità per le comunità e luoghi vivi per la fede. Così è riemerso o si è consolidato l'attaccamento dei fedeli e non solo alle proprie chiese. I numeri dei danni sono presto detti per un terremoto che ha colpito tra il 20 e il 29 maggio un terzo del territorio regionale, 6 diocesi e 5 province. Per la diocesi di Bologna si contano 282 edifici coinvolti, con 108 enti ecclesiastici che hanno subito danni. Di questi, 94 sono chiese parrocchiali, 56 chiese non parrocchiali, 34 campanili, 45 case canoniche, 16 opere parrocchiali, 15 scuole e 22 altri edifici. In questi mesi sono state scelte 10 chiese in cui si vorrà intervenire rapidamente e con spese relativamente contenute per poterle riaprire al pubblico nel più breve tempo possibile. Per agire presto e bene è stata istituita in diocesi un pool di professionisti guidati da Don Mirko Corsini, che nei mesi scorsi ha raccolto dati, coordinato gli interventi, controllato i progetti e tenuto i rapporti con le istituzioni proposte per l'emergenza. Il loro lavoro continua in questi mesi e l'invito è quello di proseguire insieme. Si comprendono le particolarità e le impazienze delle singole comunità, ma solo coordinando uniti le varie realtà si riuscirà a procedere al meglio. È bello vedere l'amore per le proprie chiese e la voglia di rivederle in piedi e riaperte. Certo è che per ottenere questo per tutti occorrerà pazienza, tempo e si dovrà partire facendo inevitabilmente delle scelte. Il viaggio di 12 porte nelle comunità terremotate proseguirà ancora per raccontare e condividere le prossime sfide.